Buongiorno a tutti, eccoci qua per Medio Europa. Sto per incontrare il professor Pascolo, dove parleremo un momentino di geopolitica. Naturalmente vi do appuntamento fra qualche secondo. A dopo. Allora, eccoci qua in uno speciale di Medio Europa, come vi ho accennato, con il professor Pascolo, che ringrazio per la sua disponibilità, naturalmente, ad approfondire argomenti che sono di natura proprio geopolitica mondiale. Allora, intanto, professore, benvenuto a Media Europa. Grazie. Ci sono tre variabili sul tavolo, no? A parte le guerre in corso, poi ne parleremo, ma sono tre elezioni dirimenti, in Europa, in Russia e in America. Come possono influire sull'attuale momento queste tre elezioni, che sono di vitale importanza per i tre continenti? Beh, diciamo che l'unica elezione che può influire in qualche modo è l'elezione statunitense. Noi abbiamo assistito negli ultimi anni a un cambiamento di rotta da parte di Biden, il quale, quando non era presidente, aveva ragionato in termini di rapporti equilibrati con la Russia, mentre dal momento in cui è diventato presidente ha cambiato rotta. Evidentemente chi dirige il suo pensiero non è lui stesso, ma un L'entourage l'ho fatto entusiasmo riflettere. molto complesso, no, che ha a che fare con la finanza e con l'azione politico-militare della NATO. Proposito di NATO, la NATO potrebbe influire perché è un'alleanza politico-militare, per cui potrebbe influire su tutto questo teatro che è veramente interessante, per non dire altro. Allora, la NATO va letta con una certa attenzione. Non è un'alleanza militare come quelle dei secoli passati, di mutua assistenza fra paesi e basta, ma è un'alleanza egemonizzata dagli Stati Uniti. E quando dico egemonizzato dagli Stati Uniti, forse commetto anche un piccolo errore, perché probabilmente la NATO nel corso degli anni è diventata quasi autonoma rispetto alla politica spicciola dei vari presidenti. Ha una sua autonomia gestionale, è una organizzazione che per sopravvivere deve inevitabilmente avere un avversario, perché altrimenti la struttura si sfalda, non ha significato, Sempre in tensione, deve stare e sempre in quindi deve tensione. stare in tensione, quindi deve costruire l'avversario. Quando Gorbaciov lascia, scioglie l'Unione Sovietica, no? Il governo degli Stati Uniti aveva ritenuto opportuno promettere di non fare allargamenti della NATO e di non sovrapporsi a quello che era gli stati del patto di L'ex, esatto, sì. Varsavia, no? L'ex patto di Varsavia. Ma questo non è avvenuto. Quindi Cioè tutto l'est europeo è passato, diciamo così, piano piano sotto l'egemonia della NATO, in sostanza, perché gli Stati Uniti sono accorsi anche dal punto di vista economico, hanno dato una mano a questi stati a modernizzarsi e piano piano hanno preso sì, la potere. modernizzazione, però bisogna stare molto attenti, perché le modernizzazioni come vengono fatte? Innanzitutto vengono fatte attraverso strutture di carattere oligarchico. Noi le chiamiamo oligarchie, ma da questo lato del mondo si chiamano iniziativa privata. Naturalmente le nazioni che erano sotto il sistema Patto di Varsavia non avevano le capacità economiche,
per poter ripartire con estrema facilità. Per cui c'è stata un'iniezione straordinaria. Diciamo che non sempre bisogna dell'Occidente per, dal punto di vista tecnologico più avanzato. Ma più che dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista delle strutture finanziarie. E quindi lì il gioco, il dollaro l'ha facile, perché la butta facile, perché il dollaro non è ancorato più all'oro dagli anni del secolo scorso, 60-70, ma ha fatto per cui, insomma, una convertibilità. È egemone, ecco, in sostanza. E quindi per il dollaro circolante è sufficiente che stampino 5 miliardi di dollari in biglietti e questi diventano, entrano in circolo e con questo compri aziende, metti in piedi strutture, eccetera, eccetera. Insomma, governi. Governi. Governi, ma c'è anche di più. Adesso non serve neanche muovere la carta, no? Le borse piene di soldi, è sufficiente scarabocchiare degli zeri, dei numeri, degli 1, dei 5 dentro i computer per creare massa di dollari circolante. E quindi è stato abbastanza facile, no? Arrivare ad acquisire intere segmenti della produzione polacca, ceca, ucraina, appunto, senza praticamente spendere un soldo reale, ma semplicemente mettendo nei computer dei numeri che si trasformano. Che praticamente hanno invaso il territorio in maniera molto soft e poi si creato questo dualismo, no? prima tra la Russia e l'Ucraina, e poi adesso abbiamo anche il Medio Oriente che inciderà anche, certo, su questa guerra. Perché mi ricordo di un particolare. Se la moneta non esiste più di fatto, no? Perché noi paghiamo con i banchi, che ormai piano piano sarà. Ecco, quindi vuol dire che sono sufficienti dei numeri che si spostano all'interno di alcuni calcolatori, che sono controllati ovviamente dalle banche centrali, no? Per creare flusso di denaro. Di denaro apparente, no? E quindi questo fa sì che sia molto facile per acquisire aziende, no? Cioè, se io sono un'ipotetica banca che do a Cataruzzi un po' di uni e un po' di zeri dentro il suo conto corrente, lui con quelli li trasferisce ad un'azienda, per esempio ucraina, diventa proprietario dell'azienda ucraina, ma nell'ambito dei computer non si fa niente, sono solo spostati i numeri da un ecco formato. Però l'America in questo momento è in un momento anche cruciale, no? Con due presidenti che da una parte Trump dice la NATO la scioglierei in qualsiasi momento o se non pagate, insomma, queste esternazioni che fanno un po' anche paura all'opinione pubblica. Dall'altra parte Biden, che vede messo in discussione il suo potere, tra virgolette, nel Partito Democratico, perché dicono che praticamente non è più in grado di governare la nazione. Sì, no? Ma nessuno dei due poi in realtà ha in mano le leve della finanza. Quindi sono tutte parole messe. O uno o l'altro, l'importante è che governi sempre gli stessi, perché l'America, insomma, è egemone. Il Medio Oriente? Medio Oriente, finché non si risolve il problema palestinese, è chiaro che la faccenda continuerà. E il nostro ruolo in Medio Oriente? Sarebbe stato quello di Andreotti. Noi avremmo dovuto seguire. Magnifico ministro degli esteri. Purtroppo per fortuna l'abbiamo avuto. Perché il problema è che se noi guardiamo il Medio Oriente così al volo d'uccello, perché non è che si può semplificare la fattura. Sì, insomma. Ecco, ci accorgiamo che i paesi arabi, nessuno escluso, l'Iraq è stato bombardato, l'Iran è venuto
venuta fuori l'ira di Dio quando c'è stato un cambio di governo. Prima era controllato dagli Stati Uniti, però era un regime che non era accettato dalla popolazione. La stessa Arabia Saudita ha qualche problema interno. Bravo. Tornando all'Iran, semplicemente ricordiamoci che il Khomeini era ospite dei francesi, per cui sì. Anche lì ci sarebbe da mettere dei punti di domanda se lo scontro era fra lo Shah o Khomeini o era fra la potenza dominante Stati Uniti e la potenza mediocre della Francia. No, perché anche lì bisognerebbe capire un po' bene. Sì, i francesi, a dire il vero, hanno combinato qualche sogquadro, no, mi pare. Certo, però ce l'hanno fatto anche in Libia. No? Esatto. A nostre spese, troppo. A nostre spese, perché hanno destabilizzato la Libia anche con l'aiuto degli statunitensi in questo caso. Sì, 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 sì. Poi bisogna vedere lì chi, dietro chi c'era, no? In realtà, perché c'era l'Inghilterra che faceva partire gli aerei dalle basi di Lockerbie, no? Ma li abbiamo avuti tutti contro, diciamo la verità. Perché noi non abbiamo una politica estera seria. Esatto. Bene, allora, noi concludiamo questo primo intervento, una prima puntata del nuovo anno con il professor Pascolo. La prossima volta probabilmente parleremo delle elezioni americane, ma comunque sia, non svegliamo ancora il tema. Intanto ringrazio il professor Pascolo, naturalmente alla prossima. Mandi, professor. Arrivederci a tutti. Ehi, dico a te. Mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web, in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia, per quello che vuoi tu.